Assegnate a Pesaro le Final Eight di Coppa Italia di basket. Tragedia in Trentino, donna di Tavuglia uccisa da un SUV impazzito. Pioggia di firme contro la chiusura del chiosco Piada Marina. Riapre la ferrovia Pergola-Fabriano, domenica il viaggio inaugurale. Benvenuti al nostro telegiornale di oggi, mercoledì 22 settembre. Questo telegiornale lo apriamo in via del tutto eccezionale con una notizia di sport, perché a Pesaro è stata infatti assegnata oggi l'assegnazione, l'organizzazione delle Final Eight di Coppa Italia di basket, previste dal 16 al 20 febbraio del prossimo anno, quindi 2022. Un'assegnazione che arriva a 2 anni dall'organizzazione della Kermesse, sempre a Pesaro, che fece molto discutere perché, lo ricorderete bene, da molti fu reputata fra i detonatori dell'inizio della pandemia nel nostro territorio. Vediamo questo primo servizio di Daniele Sacchi. Pesaro e la Vitri Frigorena sono la città e il palasport che ospiteranno le Final Eight di Coppa Italia di basket 2021-2022. L'assegnazione ufficiale è stata annunciata questa mattina dalla Lega Basket e dal suo presidente Umberto Gandini contestualmente alla conferenza stampa di presentazione del campionato di Serie A tenutasi all'Unipol Arena di Bologna. Un campionato che partirà questo weekend. Un motivo d'orgoglio per la città che torna al centro della palla spicchi nazionale, come testimoniato anche da un post su Facebook del sindaco Matteo Ricci. Le Final Eight si terranno alla Vitri Frigorena dal 16 al 20 febbraio 2022. Final Eight che tornano in città a soli 2 anni dalla manifestazione che venne additata fra gli amplificatori dello stato di pandemia nel territorio, che fu dichiarato proprio alla fine di quel febbraio 2020. Pesaro è chiamata dunque a una manifestazione con tutto il rigore di margini di sicurezza richiesti, aspettando di comprendere se e come cambierà la capienza degli impianti sportivi da qui a febbraio. Sportivamente parlando, le Final Eight si riproporranno invece ad un anno da una edizione straordinaria per la VL che arrivò alla Kermesse tenutasi a Milano dopo 9 anni di assenza dalla competizione. Una coppa in cui la squadra di Repeja fece saltare il banco dello stupore, prendendosi addirittura la medaglia d'argento, issandosi fino alla finale persa con l'Olimpia. Per il nuovo coach Asa Petrovic l'ingrato compito di provare a ripetersi. Complicatissimo, perché arrivare alle Final Eight significa arrivare nelle prime 8 in classifica alla fine del girone d'andata. Il campionato inizierà domenica alle 18 in trasferta a Sassari, e i pesaresi hanno già parecchio da farsi perdonare dopo la cocente debacle in Supercoppa della settimana scorsa. Ed ora cambiamo argomento e parliamo di cronaca. Una vacanza trasformata in tragedia è quello che è accaduto in Trentino ad una coppia di Tavuglia travolta da un SUV fuori controllo mentre marito e moglie erano a passeggio sul passo San Pellegrino, non lontano dalla cittadina di Moena. Tatiana Oliva, di 46 anni, è morta sul colpo, uccisa dall'auto impazzita, mentre si è miracolosamente salvato il marito Omar Franca, di 48 anni. Un dramma dalla dinamica allucinante. L'auto, con a bordo 2 giovani, un 24enne e una 19enne, stava infatti procedendo lungo la strada statale quando il conducente ha perso il controllo del veicolo, che è finito contro un guardrail, creando un balzo della vettura che ha finito per scavalcare una staccionata per piombare sulla coppia che transitava in passeggiata. Immediati soccorsi, ma Tatiana non ce l'ha fatta. Il marito Omar ha rimediato tagli e ferite ed è stato trasportato in elisoccorso a Trento per accertamenti. L'automobile è stata completamente distrutta, con i giovani che hanno rimediato ferite non gravi. Il test alcolemico effettuato sul giovane alla guida ha dato esito negativo e si indaga sulle cause del sinistro che ha distrutto una famiglia e che ha creato sgomento nella comunità di Tavuglia.
Continuiamo a parlare di cronaca, ma in questo caso cronaca giudiziaria, perché oggi nel Tribunale di Urbino si è tenuta la prima udienza del processo con rito abbreviato che vede imputata la 21enne Ambera Saligi, coinvolta nel delitto in cui nel luglio 2015 venne sgozzato nel territorio di Sant'Angelo in Vado l'allora 17enne Ismaele Lulli. Il pubblico ministero Irene Lilliu ha chiesto 6 anni e 8 mesi di reclusione per concorso estremo in omicidio ad Ambera, ex fidanzata di Igli Meta, che assieme a Mario Mema sta scontando la pena dell'ergastolo per l'uccisione di Ismaele. Alla base della richiesta dell'accusa il fatto che Ambera avrebbe attirato con un SMS la vittima nel luogo in cui si è poi consumato il delitto. Ed ora parliamo di scuola. Ad una settimana dall'inizio della scuola, totalmente in presenza, emergono i primi casi di contagio fra i banchi. Tant'è che fra gli istituti scolastici di ogni ordine e grado della provincia di Pesaro Urbino sono già 9 le classi finite in quarantena. Una situazione da monitorare e che al momento non è aiutata dal ritardo di qualche giorno sulla preventivata partenza dei test salivari. Una crescita della problematica scolastica parallela ad una giornata di crescita, seppur lieve, di casi di contagio in regione. 102 quelli registrati oggi, 15 quelli in provincia di Urbino, con una percentuale di tamponi positivi passata dal 4% di ieri al 6% di oggi. Stabili ricoveri con 79 casi, di cui 21 in terapia intensiva. Purtroppo anche oggi si è registrato un decesso. Si tratta di una donna di 82 anni di Porto Recanati, contagiata dopo un quadro clinico di patologie pregresse. E continuiamo a parlare del caso Piada Marina, il noto chiosco del porto di Pesaro che rischia, come ben sapete, la chiusura per una controversa situazione burocratica. Oggi è partita la raccolta firme di tanti cittadini che si oppongono alla chiusura. 150 firme raccolte nella prima ora e mezza di apertura dell'attività. E il contatore dell'inchiostro è continuato a salire per tutto il pomeriggio fino all'happening serale in cui tanti, giovani e meno giovani, si sono alternati ai tavoli di Piada Marina per salvare il frequentato chiosco del porto da un cavilloso caso burocratico che è diventato un caso del popolo. Dopo 16 anni di attività, il demanio, proprietario del terreno su cui sorge Piada Marina, ha infatti dichiarato abusiva l'occupazione edilizia, non rinnovando la concessione e di fatto costringendo l'attività a chiudere il 2 ottobre prossimo. Dopo giorni di ipotesi e rimbalzi di competenze, tanti pesaresi stanno alzando la voce per chiedere una sospensiva ad un provvedimento reputato svilente dell'attività imprenditoriale. Tra questi c'è Davide Ippaso che per tutta la giornata di oggi ha promosso una raccolta firme dedicata alla causa. Tanta gente è arrivata a firmare, sono arrivati da Morciano, sono arrivati da Monbaroccio, cioè stanno arrivando non soltanto da Pesaro. È dimostrazione che questo è un luogo sacro, amato da tutti, non soltanto dai pesaresi. Basta dire che siamo al porto, alla sera c'è il tramonto, stai tranquillo, ti mangi qualcosina qui, sei felice con le tue famiglie, con l'amorosa. Quindi diciamo che è un luogo normalissimo che nell'immaginario collettivo forse viene, tra virgolette, violentato da scelte che non, la maggior parte delle persone non condividono, non capiscono. Questo forse è il problema più grosso che è riuscito a perforare la sensibilità delle persone. E per fugare ogni dubbio sull'incisività della raccolta firme, Ippaso sottolinea il riflettore non indifferente che si sta accendendo sulla questione. L'obiettivo della raccolta firme è quella di far recedere sicuramente l'autorità portuale dalla chiusura del locale, ma anche far capire che in mancanza di un piano del porto noi vorremmo, affinché l'autorità portuale redigesse un nuovo piano del porto, facesse una sanatoria e tutti coloro che in questi anni hanno investito soldi, denaro, sudore, professionalità, venisse ripagata con un... Siete tutti a posto. E l'unica cosa che ci manca forse in questa Italia è che fa capire come un determinato mondo, che sia militare o pubblico, sia molto lontano dalle problematiche reali. Qui abbiamo 10 dipendenti, c'è un titolare che ha investito, dopo 2 anni di Covid tu dalla sera alla mattina non puoi uccidere un'attività in questa maniera.
l'unica cosa che chiediamo è in questo momento una sospensiva del tutto e rimetterci a un tavolo tutti insieme e cercare di capire che cosa vogliamo fare di questo porto, perché il problema non è soltanto di Piada Marina. Se non c'è un piano del porto, molte attività del porto sono in difficoltà e vogliamo lavorare anche per loro. Non solo firme, le carte del caso Piada Marina finiranno anche nelle stanze delle comune. Col consigliere di minoranza Francesco Totaro, vicepresidente della Commissione Attività Economiche, che ha convocato d'urgenza la suddetta commissione, nonché la commissione urbanistica. Ho chiesto di convocare le due commissioni per poter discutere per un piano regolatore. Un piano regolatore che 20 anni fa era stato fatto, era stato inviato al Ministero delle Infrastrutture, però non è mai passato perché il Ministero delle Infrastrutture aveva chiesto delle integrazioni e queste non sono mai state fornite dal Comune di Pesaro. I tempi per quanto riguarda il piano regolatore logicamente ci vorrà del tempo, però quello che si chiede è che venga effettuata una proroga per poter dar modo a questi ragazzi, a questi giovani imprenditori di poter lavorare. Ed ora parliamo di politica, in modo particolare di amministrative, perché continua il nostro viaggio sulle elezioni che si terranno nella provincia di Pesaro Urbino il 3 e il 4 ottobre. Ieri abbiamo cominciato a conoscere due delle quattro candidate a sindaco del comune di Fossombrone, quelle di Gloria May ed Elisa Cipriani. In questo prossimo servizio vi presentiamo le candidature di Massimo Berloni e Fabio Londei. Con Gloria May e Elisa Cipriani, Rossini TV ha presentato ieri due dei quattro candidati a sindaco di Fossombrone che i cittadini fossombronesi saranno chiamati a votare nelle elezioni amministrative del 3-4 ottobre. Altro candidato in lizza è Massimo Berloni, noto imprenditore ex titolare del marchio Don Dapp, che ora decide di fare un importante salto in politica. Chi me l'ha fatto fare? Fossombrone è la città dove abito, nonostante alcuni progetti mi abbiano portato a volte lontano da qui, dove la mia famiglia e le mie figlie hanno scelto di vivere. La scelta di candidarmi è anche un po' per loro, per tutti i giovani, per tutte le persone che guardano in qualche maniera il futuro con uno sguardo che deve essere di fiducia. Poi c'è la necessità di dare le risposte, secondo me, un altro motivo, a chi si trova in difficoltà. E non è giusto, secondo me, raccontargli sempre che c'è un momento difficile dovuto al Covid o quant'altro. Dobbiamo riportare Fossombrone al centro, no, del quello che è il nostro territorio. E al primo posto, come nel nostro programma, aiutare chi è in difficoltà. Le persone vanno messe nelle condizioni di vivere ancora più dignitosamente. Servono sicuramente per questo dei servizi di assistenza, delle strutture idonee. Serve anche la capacità di attrarre imprenditori, creare occupazione, garantire lavoro. Penso poi alla necessità di riqualificare anche il centro storico, ma non in qualche maniera scordandosi delle frazioni troppo spesso trascurate. Un'altra questione da risolvere è l'organizzazione della macchina comunale, dove è necessario motivare le persone che lavorano all'interno e mettere nelle condizioni, come dire, di rendersi più efficienti. Nel nostro programma si parla anche di scuola, di cultura, di turismo, di sport, di sanità, come giusto che sia, ma senza raccontare favole, senza fare false promesse. Dobbiamo tornare a rendere Fossombrone, in buona sintesi, un luogo migliore in cui vivere ancor più orgogliosamente di quel che siamo. Quarto candidato a sindaco invece Fabio Londei con la lista Prima Fossombrone. Londei, per una scelta di campagna elettorale, ha preferito declinare l'invito all'intervista.
67 anni, ristoratore, già sindaco di Sant'Ippolito e per oltre 20 anni segretario Coldiretti, Londei si presenta alle urne mettendo semplificazione, trasparenza e partecipazione come concetti cardine di un programma che punta a ristrutturare l'efficienza della macchina comunale e porre particolare attenzione al rilancio del mondo del lavoro con sgravi fiscali e agevolazioni, così come a quello dell'edilizia scolastica, del mondo del volontariato, della viabilità e della sicurezza. Riapre la ferrovia Pergola-Fabriano, un significativo ripristino infrastrutturale per la viabilità ma anche per il turismo delle aree interne, che è stato ufficialmente presentato oggi dalla Regione Marche e Ferrovie dello Stato. Domenica è previsto il viaggio inaugurale. Riattiviamo un tronco apparentemente marginale di tratta ferroviaria, la Pergola-Fabriano, ma invece il messaggio è importantissimo perché quei paesi, quelle zone interne possono beneficiare da domenica di un turismo colto, di un turismo sostenibile, di un turismo davvero alla ricerca dell'esperienza che la Pergola-Fabriano può dare ai viaggiatori che, ad esempio, dall'Adriatica raggiungeranno Ancona. Da lì prenderanno il treno storico sulla linea ordinaria fino a Fabriano e poi verso Sassoferrato e Pergola. I lavori hanno interessato la tratta nel pieno rispetto storico e direi ambientale di quella valle. Ho fatto interventi finalizzati a riattivare una linea che era chiusa da circa 10 anni. E sono stati interventi infrastrutturali, quindi sfalcio vegetazione perché la vegetazione aveva praticamente preso il sopravvento non circolando più nessun treno, dei controlli a tutte le opere d'arte, quindi a tutti i ponti, e poi un intervento di sicurezza, quindi allarmamento ferroviario. In questo momento stamattina ci sono ancora lavori in corso perché effettivamente è stata una corsa contro il tempo, ma per il 26 saremo prontissimi per garantire un viaggio sicuro e confortevole da tutti i punti di vista. Ad un anno dall'insediamento della nuova assemblea legislativa della giunta Acquaroli non potevamo avere una notizia migliore. Apertura della ferrovia subappennina italica nel tratto Fabriano-Pergola in un collegamento però con il capoluogo regionale, quindi Ancona-Fabriano-Pergola, il raddoppio e la velocizzazione della Orte-Falconara ed infine la collaborazione con i colleghi della dorsale adriatica dall'Emilia Romagna alla Puglia per l'alta velocità ferroviaria. Sabato 25 settembre si celebra la Giornata Nazionale dell'ABIO, ovvero Associazione Bambini in Ospedale, il cui operato è stato recentemente premiato con una medaglia dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. In tante piazze italiane, comprese quelle di Pesaro e Fano, si potranno acquistare le pere dell'ABIO, sostenendo l'attività dei volontari impegnati da decenni nel sostegno in reparto ai bambini ospedalizzati. A Cagli torna la tradizionale Festa della Pipa, una 21esima edizione che si terrà da venerdì 24 a domenica 26 settembre, che eleveranno l'artigianato artistico del mondo della pipa. Fulcro della festa saranno la mostra mercato dei mastri pipai, la gara internazionale di lento fumo con pipa staffetta squadre e la degustazione della miscela Slow Pipe. Sabato inizia la prima edizione di Sipario Arte Teatro, il format musicale promosso da Orchestra Sinfonica Rossini e da Bipper Banca, che offrirà 6 concerti gratuiti ma con ingresso limitato alle prenotazioni in 6 teatri delle Marche. Primo artista in scena il pianista marchigiano Giovanni Allevi, che il 25 settembre alle 21 si esibirà al Teatro Sperimentale di Pesaro. Ed ora il consueto spazio dedicato alle vostre segnalazioni. Come sempre vi invitiamo a scriverci al nostro numero di WhatsApp che vedete in sovrimpressione. Sono giorni di asfaltature per tante vie della città di Pesaro e Nadia, la nostra telespettatrice, ci ha inviato queste immagini e sollecita il Comune a inserire nelle opere anche via del Cadore a Santa Maria delle Fabrecce, che fra buche e terreno malmesso non viene asfaltata da decenni.
Ancora appuntamenti ed eventi sul nostro territorio. Domenica 26 settembre torna a Pesaro per la quinta edizione di Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva organizzata per raccogliere fondi a sostegno della ricerca e dell'assistenza ai pazienti con tumori del sangue, organizzata proprio dall'AIL. Allora sentiamo le interviste realizzate da Edoardo Orazzi. L'iniziativa consiste in una camminata per il bellissimo lungomare di Pesaro, che si terrà tra l'altro in contemporanea con 82 città italiane. Questa iniziativa Fit Walking for AIL nasce da AIL Roma, dalla sede nazionale, ed è giunta alla quinta edizione. Chiaramente l'edizione precedente è stata fatta in virtuale, quest'anno finalmente riusciamo a farla dal vivo, quindi si camminerà tranquillamente partendo dalla Palla di Pomodoro, si arriverà al molo di Levante e si tornerà indietro, in tutta tranquillità, quindi potranno partecipare le famiglie intere, con i passeggini, chi vuole, anche in bicicletta, non è un problema. Quindi vi aspettiamo numerosi domenica 26 settembre, il punto di incontro è fissato alle ore 9, la camminata inizierà alle ore 11. La nostra mission in fondo è quella di aiutare chi ha bisogno, chiaramente mettendo al primo posto i malati di leucemia che purtroppo sono sempre di più. Io ripeto, quando parlo con i miei collaboratori, noi abbiamo un villaggio AIL con circa 12 appartamenti, al momento purtroppo sono tutti quanti occupati, e quando parlo anche con gli occupanti dico il mio sogno è quello di vedere questo villaggio vuoto. Quel nostro invito è quello a tutti quanti i cittadini di Pesaro, famiglie con bambini piccoli, passeggini, con i nonni, venire domenica mattina dalle 9 in poi, con partenza alle 11, una bellissima camminata per Pesaro, pianeggiante, facile, bella, aiutiamo AIL, aiutiamo la città di Pesaro. E serve tanta gente, perché comunque sia ci sarà anche la possibilità di donare il proprio contributo per questa camminata, che ha una finalità benefica. Benefica anche perché camminare fa bene alla salute. In più si contribuisce AIL per la causa della ricerca e del sostegno alle persone malate. Per partecipare è molto semplice, ci si può iscrivere presso la nostra sede in via Mameli 22, versando la quota di 10 euro verrà consegnato poi pettorina, lo zainetto, eccetera, eccetera, oppure sul sito nazionale mycrownail, credo che sia .it, e fare una donazione direttamente dal web. Oppure anche domenica mattina venire un po' prima e pagare la quota di iscrizione, 10 euro, ripeto, e iscriversi. Il calendario dice che siamo entrati nei primi giorni d'autunno e gli amici del Garden Center Florio ci illustrano come colorare la stagione con tanti consigli fra giardinaggio e cura dell'orto. Notato anche noi un grande riavvicinamento da parte anche dei più piccoli al mondo del verde, quindi l'obiettivo che abbiamo avuto nel periodo autunnale è proprio questo, di dare la possibilità ai bambini di divertirsi e giocare all'aria aperta. Doneremo infatti tutti i weekend un bulbo per ogni bambino che ci verrà a fare visita e attraverso l'aiuto di Enrico della fattoria didattica La Linfa e i suoi animaletti pianteremo questo bulbo in un piccolo vasetto e gli daremo un nome scrivendolo sul vaso per poi aspettare la fioritura nel periodo primaverile. Ci saranno poi quindi gli animaletti, avremo tantissime attività, pianteremo, rinvaseremo, annaffieremo e impareremo un sacco di cose sul mondo del verde.
Inoltre quest'anno abbiamo raggiunto un record di produzione con oltre 17.000 ciclamini. E il ciclamino sicuramente è la pianta regina dei balconi nel periodo autunnale, ma poi ce ne sono tantissime altre che possono andare molto bene in composizione con il ciclamino. Per creare, come abbiamo fatto noi qui alle mie spalle, delle balconiere già pronte e con diverse piante autunnali. Abbiamo infatti diverse proposte di balconiere già pronte con delle piante autunnali in combinazione con il ciclamino e quindi potete sia prendere queste balconiere già pronte o altrimenti portarci un vostro vaso vuoto che avete in casa e noi gratuitamente, soltanto col costo delle piante e della terra che andremo a inserire, prepareremo per voi questo vaso seguendo un po' questi modelli. E allora davvero complimenti a tutto lo staff di Garden Center Florio e grazie per questi preziosi consigli. Adesso anche io voglio consigliare a voi cosa guardare questa sera su Rossini TV. Ci sono tante cose interessanti a partire dalle 21:20. Vi faremo vedere la cerimonia di apertura della 29esima manifestazione del campionato mondiale di pesca sportiva disciplina Big Game che si è tenuto proprio a Pesaro appunto e quindi se non eravate presenti in Piazza del Popolo potete rivedere questa cerimonia questa sera in TV. A seguire alle 21:40 l'esperienza virtuosa del food brand Marche, questo speciale dedicato alle eccellenze della nostra regione. Vi ricordiamo anche che venerdì, che sarà il patrono di Pesaro, alle ore 18 trasmetteremo in diretta la solennità di San Terenzio con celebrazione eucaristica presieduta dal Monsignor Piero Coccia. Grazie per averci seguito anche questa sera, vi ricordiamo anche tutte le altre repliche del nostro telegiornale, fino a domani alle 13:15 potete rivedere appunto questa edizione del nostro TG. Adesso vi lascio con il meteo, noi ci rivediamo domani mattina alle 7:20 con Buongiorno Rossini.